abbastanza diverse, quantomeno non erano tutte accomunate né dalla età, né dalla professione, né sicuramente dalla lingua madre, probabilmente non dalle convenzioni filosofiche o dalle convenzioni religiose, avevano però evidentemente qualche cosa in comune che io credo fosse molto più importante di queste differenze, e cioè erano convinte, profondamente convinte, che come recita la Dichiarazione Universale, ogni persona nasce libera e uguale in dignità e diritti. E tra le persone che hanno firmato quel patto costitutivo c'era Lina Mazzotti, all'epoca segretario generale di Amnesty in Italia, che è qui con noi oggi e che tra qualche minuto verrà al tavolo a farci una lezione. In realtà quella che si è costituita formalmente nel 75 era una cosa, una strana creatura, un'associazione un po' anomala, quantomeno per il panorama italiano dell'epoca, perché era un'associazione che non era politicamente schierata e quindi era difficile da collocare, per questo vista anche con una certa diffidenza all'inizio. Era un'associazione piccola, decisamente piccola, che però insomma, presto ha cominciato a guadagnare il rispetto e qualche volta anche la collaborazione attiva di una serie di personalità importanti, giuristi come Giuliano Vassalli, che ricordo che veniva a firmare le nostre petizioni, filosofi come Norberto Bobbio, scienziati come il matematico Ennio De Giorgi, uomini politici del calibro di Umberto Terracini, che era stato presidente dell'Assemblea Costituente. Ed eravamo anche un'associazione che cominciava un po' alla volta ad attirare a sé quella che con una retorica dell'epoca chiamavamo gente comune, che in realtà era gente decisamente fuori dal comune, perché era gente disposta a dare il proprio contributo per difendere che era privato della propria libertà per motivi di opinione, che era torturato, che era condannato a morte in paesi molto lontani dall'Italia, di cui probabilmente la maggior parte degli italiani non pronunciava neppure correttamente il nome o che non erano facili da localizzare sulla carta geografica. Io nel 1975 non c'ero, dico subito a scanso di equivoci, ho messo piede per la prima volta nella sezione italiana un paio d'anni più tardi, verso la fine del 77, e avevo avuto l'indirizzo di questa associazione, allora semisconosciuta, in Italia da una vicina di casa, da una nostra amica di famiglia, che si chiama Lidia Sommani, che ha fondato lo storico gruppo 2 di Amnesty e che abbiamo il piacere di avere con noi. A Lidia di venire a farci compagnia al tavolo della l'addestramento invece, la induction, come si dice
dice adesso è avvenuta sul campo, cioè in Piazza Navona, davanti alla Fontana Grande, dove nel weekend c'era una specie di postazione fissa di Hannes, dove imparai a raccogliere firme, a fare proselitismo, anche se io stesso ero evidentemente molto nuovo. Adesso non vorrei fare un discorso troppo lungo che rischia di diventare stucchevole, però insomma qualche informazione su come eravamo forse nel momento in cui celebriamo i nostri 40 anni può essere interessante. Innanzitutto, oltre a fare queste cose che ho detto, essere militante, allora si diceva militanti, non attivisti, della sede, ognuno più o meno faceva parte di un gruppo di adozione, come si chiama la Roma. A Roma c'è il gruppo 2, il gruppo 1, il gruppo 2, il gruppo 12 e il gruppo 15. E io entrai nel gruppo 12, che era il gruppo di lingua inglese, che era animato da un sacerdote, si chiamava Frank Burilant, un tipo piuttosto originale, che ha tentato per anni di farmi appassionare al cricket, di cui lui era appassionato, autore di pubblicazioni, di recente, e non c'è riuscito particolarmente bene. A volte si andava in aeroporto a fare degli interventi in favore dei rifugiati, già all'epoca. Arrivava una telefonata, normalmente si trattava di eritrei, l'Eritrea non era indipendente dall'Etiopia, gli eritrei venivano messi sul primo aereo e mandati ad Addis Abeba. Ad Addis Abeba, capitale dell'Etiopia, non se la passava evidentemente bene, c'era un grave rischio, era una violazione del principio di non reformare. Noi andavamo, non avevamo in realtà alcun titolo formale per intervenire, ci davamo un tono, passavamo delle volte i parchi semplicemente camminando in fretta, oppure cercando di dare lunghe spiegazioni o pronunciando i nomi di funzionari amici, e qualche volta si otteneva il risultato, si otteneva che il posto di frontiera, la polizia di frontiera Fiumicino, bloccasse il rimpatrio immediato, chiedesse quantomeno ulteriori istruzioni in questura, e a volte questo si traduceva salvare la vita, forse, in alcuni casi sicuramente, di queste persone, ed era evidentemente per noi un grandissimo successo, una grandissima soddisfazione. A parte questo, in quell'epoca avevamo moltissimi contatti con i gruppi di stranieri in esilio in Italia. Io poi ero un militante della sede di Roma, quindi la mia prospettiva era limitata, ma credo che anche in altre città ci fossero esperienze analoghe, in particolare con i latinoamericani. Nel 78, ad esempio, un gruppo di cileni occupò la nostra sede e per 15 giorni fece lo sciopero della fame dentro la nostra sede. Non era una cosa contro Amnesty, faceva parte di un progetto europeo, diciamo, di tutti gli esuli cileni dell'epoca. Evidentemente ci creò molti problemi. La sede fu frequentata quotidianamente per 15 giorni dagli inquilini, che forse soltanto i più vecchi non ne si accorgono, però dopo una quindicina di giorni questa occupazione cessò. Con gli argentini invece abbiamo organizzato, la sezione italiana ha organizzato, un accordo che hanno coinvolto anche Emilia, delle vendite davanti all'ambasciata argentina. Diciamo, le esuli argentine presenti a Roma e le socie di Andes si mettevano a questo fazzoletto bianco e camminavano in continuazione per qualche ora intorno alla piazza, facendo quello che si faceva innanzitutto a Buenos Aires, in Plaza de Mayo, e poi anche in tanti altri paesi del mondo, per chiedere giustizia, verità e giustizia sui desaparecidos. Anche quando ci furono i mondiali nel 1978, abbiamo stampato un volantino che aveva la classica iconografia di Amnesty, era proprio un pallone col filo spinato intorno, e siamo andati a distribuirlo intorno agli stadi, avendo parecchie difficoltà a far capire ai tifosi che uscivano dalla partita di che cosa si trattasse. Nel 79, dopo un'estate in cui la sede è stata aperta, tra l'altro da Carla Gottardi e da Michele Mosca, che era uno dei leader morali della nostra associazione, abbiamo dovuto lasciare la tenda, abbiamo restituito i locali, ci
siamo trasferiti in Viale Mazzini, abbiamo caricato tutte le nostre cose su un camioncino rosso che sembrava una cosa da film neorealista veramente, e abbiamo portato tutto il materiale a Viale Mazzini, dove sono più o meno finiti, secondo me, i tempi eroici. Gradualmente questa sede si è trasformata in un ufficio, guadagnando sicuramente moltissimo, perdendo forse anche qualcosa. Adesso non c'è tempo evidentemente per parlare del decennio successivo, gli anni 80, continuò a essere all'inizio un periodo in cui Amnesty è rimasta una cosa piuttosto artigianale, c'erano poche persone di staff, una delle quali alla mia sinistra, altre sono nella sala, i veterani dello staff attuale, ci conoscevamo tutti, eravamo tutti in qualche misura fungibili. Degli anni 80 vorrei ricordare poche cose. Uno è che sono periodo segnato dalla personalità straordinaria di Cesare Togliano. Cesare Togliano è stato presidente di Amnesty, e tra l'altro ci ha lasciati letteralmente orfani esattamente 30 anni fa, il 30 aprile del 1985. E il suo successore è stato Maurizio Ferrigni, che ha generosamente preso in mano la sezione dopo questa gravissima perdita, dopo questo shock che Cesare che avevamo subito. Non lo vedevo, credo, da 25 anni, e lo vedo adesso per la prima volta in tantissime voglio accennare solo ad altri due episodi degli anni 80, entrambi dell'81. Nel 1981 in Italia c'è stato un confronto molto acceso, qualcuno se lo ricorderà, sulla pena di morte. Il Movimento Sociale Italiano raccolse firme, raccoglieva in tutta Italia, a favore della pena di morte, e l'idea era di far applicare il codice militare di guerra, che ancora prevedeva all'epoca la pena di morte, in tutte le regioni del sud Italia interessate dal fenomeno mafioso. Dicevano: facciamo la guerra alla mafia, applichiamo il codice militare di guerra, pena di morte per i mafiosi. E questa era il succo della campagna della destra italiana del Movimento Sociale. Amnesty reagì aumentando il livello del suo impegno. Io ricordo una manifestazione a Salerno, che era la città in cui il Movimento Sociale aveva il maggior numero di sostenitori, che si svolse con un servizio d'ordine in un clima di tensione veramente inedito per noi. Come molti di voi sapranno, poi ci sono voluti altri 13 anni per gli Amnesty Italia, dopo un lavoro di lobby, di campagne, di mobilitazioni, di comunicazione integrato, è riuscito a ottenere che il Parlamento italiano finalmente si convincesse che era opportuno rimuovere quel residuato bellico che era la previsione della pena di morte nel codice del 1941. Sempre nell'81 la nostra delegazione è stata ricevuta da Sandro Pertini. Non vi sto a raccontare, era come tutti quanti se lo ricordano, seduto nella poltrona con la pipa in mano, molto diretto, diciamo. Ricordo una cosa però della conversazione. Dopo aver ascoltato Pugliano che illustrava le preoccupazioni di Amnesty per appunto per i desaparecidos, che era uno dei nostri temi importanti dell'epoca, visto che di lì a pochi giorni sarebbe arrivato, credo Videla, non so se era Videla o Piola, uno dei capi della giunta militare argentina in visita ufficiale in Italia, Pertini ci comunicò che aveva telefonato al Presidente del Consiglio, lo aveva informato che il dittatore argentino non avrebbe dovuto mettere piede nel Quirinale, e poi ricordo che molto divertito aggiunse di avere detto che se lo avessero portato lo stesso lo avrebbe fatto arrestare dai suoi corazzieri.